Quali sono le migliori impostazioni controller per FC24? Vediamolo insieme. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a vedere insieme, come detto nell'intro, quelle che sono le migliori impostazioni controller che, dopo aver giocato al gioco per qualche giorno, visto che l'ho avuto in anteprima grazie all'EA Creator Network, sono in grado di poter condividere con voi in maniera tale che la smetterete di smattare, perché avete sicuramente notato che ce ne sono di nuove e alcune potrebbero essere anche abbastanza ambigue qualora le lasciaste attive. Vediamo subito la prima voce, ovvero le configurazioni di base. E già qua qualcuno che magari mette le impostazioni del pad fuori da quello che è l'ambiente di gioco Ultimate Team, quindi al menu iniziale, potrebbe avere dei dubbi, visto che avrebbe l'opzione di passare da competitiva a personalizzato, andando per esempio a mettere tiri automatici sì, colpi di testa sì, eccetera eccetera. Nulla di più sbagliato, perché vi ricordo che, come vi viene detto lì a destra, la configurazione competitiva è sempre attiva nelle sfide competitive online, per cui Ultimate Team tutte le sue modalità, e influisce sui seguenti parametri: tiri automatici, colpi di testa, passaggio elegante, aiuto filtrante, aiuto passaggio alto, rinvii automatici, affronta, difesa e dribbling agile contestuale. Quindi è inutile, e lasciate competitiva, così quei parametri lì sono già settati in automatico. Per quanto riguarda l'aiuto tiro, la prima voce che troviamo è assistita, la mia scelta, perché ovviamente se andate a mettere manuale praticamente andate ad annullare le vostre possibilità di segnare, perché ci vuole quel pizzico di aiuto, altrimenti i tiri finiscono tutti rimessa laterale, mentre con precisione è una sorta di semi assistito, dove la direzione del tiro sarà parzialmente assistita, mentre mirare la porta darà luogo a conclusioni più potenti e precise, che magari più avanti potrebbe essere un'opzione se vediamo che i tiri diventano un problema per essere più precisi, ma adesso si è tranquilli con assistito e potete mettere questa impostazione. Finalizzazione a tempo, ovvero il timed finishing, io vi straconsiglio di sì, perché come al solito anche quest'anno è una meccanica molto importante che, vi ricordo, si attiva schiacciando due volte il tasto del tiro col giusto tempismo, che quest'anno è cambiato, perché non so se vi siete resi conto, è un po' più lento, quindi probabile che vi porterò magari anche un tutorial quest'anno per prendere bene il timed finishing in tutte quante le situazioni di gioco. Passiamo ai passaggi. Qui l'elegante automatico è bloccato per via della modalità competitiva. La prima impostazione che abbiamo è aiuto passaggio filtrante semi. Io ce l'ho impostato su semi e non su manuale per lo stesso motivo del tiro, e comunque con semi avete una certa libertà nell'andare a determinare voi quella che è la direzione del passaggio, come vi dice nell'aiuto lì a destra, mentre invece la potenza continuerà a essere parzialmente assistita. Passaggio filtrante alto, anche qua abbiamo semi e manuale, scordatevi il manuale perché altrimenti non riuscirete a fare neanche un filtrante, e anche quest'anno i filtranti sono molto determinanti. Aiuto passaggi raso terra, stessa cosa tra assistito e manuale, sempre assistito, e andrei a evitare anche il semi perché l'ho provato e onestamente non è che mi faceva impazzire, così come la stessa cosa sempre sul cross, andrei sempre a mettere un bel semi assistito, ovvero il cross verrà effettuato con la giusta direzione e potenza per servire un compagno di squadra. Invece se andate a mettere semi riceveremo un piccolo aiuto per la direzione e la potenza, e l'efficacia dipenderà da dove punti e quanto teniamo premuto. Io inizialmente andrei con assistito, poi se vedete che avete delle difficoltà potete anche iniziare a masterare il semi assistito, ma sicuramente non il manuale. Stesso discorso anche qua per quanto riguarda l'aiuto passaggio alto. Per quanto riguarda blocco ricevitore del passaggio, questa è una voce che è stata introdotta l'anno scorso e che ha ricevuto quest'anno una serie di nuove possibilità come potenza massima. Cosa fa questa opzione qua? Praticamente permette il bloccaggio del passaggio sul nostro bersaglio a seconda di quando vogliamo. Qui per esempio abbiamo inizio animazione, quindi subito mentre stiamo calciando la palla, potenza massima appena viene rilasciato il tasto per il passaggio, io invece metto tardi, in maniera tale che abbiamo più tempo anche per decidere alla fine di voler cambiare quello che è il destinatario del nostro passaggio, se vediamo che arriva un uomo in copertura dove la stavamo per passare.
Sensibilità passaggi precisi, anche qui è una voce nuova, regola la velocità della mira di precisione. Optando per una sensibilità elevata, la mira dipenderà sempre dalla direzione in cui muovi la levetta sinistra, offrendoti un'ampia libertà, ma richiedendo una maggiore precisione. Qui abbiamo tra normale e alto, la scelta per me va tutta la vita su normale. Sulla difesa abbiamo i rinvii automatici da mettere su no, ovviamente per la modalità competitiva, l'aiuto direzionale classico. Io scelgo direzionale perché così andremo noi a decidere qual è la direzione del rinvio, ovviamente con il portiere, e la potenza sarà assistita. Qua invece è tutto quanto assistito e rischiate che la palla va a finire dove non deve, regalando opportunità agli attaccanti avversari. L'affronto è sempre su manuale. La difesa è diversa perché online è possibile andare a scegliere tra la difesa tattica e la difesa avanzata, ovviamente non su quella tradizionale, vedete che non esce proprio perché attiva la modalità competitiva. Cosa cambia quest'anno con la difesa avanzata? Ve lo dice, la difesa avanzata ci permette di scegliere liberamente il tipo di contrasto da effettuare. Premi quadrato per eseguire un contrasto in piedi, premi X per un contrasto di spalla o proteggere. Io inizialmente ho messo la difesa tattica e ve lo straconsiglio perché altrimenti all'inizio avete proprio un effetto straniante. Io direi masterate prima per bene tutte le meccaniche difensive e una volta che vi sentite confident e riuscite a difendere perfettamente, magari potete pensare anche di iniziare a gestire voi completamente la fase difensiva con quella avanzata, perché così quando i giocatori si attaccano scegliete voi se fare un contrasto o una spallata per cercare di semplicemente rallentare l'attaccante avversario. Aiuto intercettazione passaggi, ovviamente non ve lo sto neanche a dire, tra sì e no tutta la vita sì. Mentre passiamo alle impostazioni di Switch, dove anche qua abbiamo tutta una serie di novità. La prima è il cambio automatico. Io vado a mettere solo su palle alte e vaganti, come al solito. Aiuto movimento cambio automatico, tra nessuno limitato ed elevato, scelgo nessuno, per evitare che quando vado a switchare i giocatori poi vadano fuori posizione, soprattutto se magari sto difendendo al limite dell'area con i centrocampisti, proprio in quelle situazioni di millimetro. Cambio con la levetta destra, mi raccomando, mettete classico, perché rotazione adattivo praticamente sono lo switch di eFootball ed è una roba imbarazzante. Questo è nuovo, riferimento cambio con la levetta destra, abbiamo tre opzioni, in base alla palla, in base al giocatore, scusatemi due. Ovviamente mettete in base al giocatore, perché se la palla è da tutt'altra parte, andrete a switchare dei giocatori che non hanno senso se magari state facendo un'opera di pressing a distanza. Anche questa è un'impostazione nuova, ovvero la sensibilità cambio con la levetta destra. Io ho messo 5, l'impostazione di base era 4, ma 5 mi sembra il giusto compromesso, ovvero qui vi dice che una sensibilità più elevata corrisponde a un movimento più preciso di R per selezionare il prossimo giocatore. Optando per una sensibilità inferiore avrai maggiori probabilità di selezionare un giocatore più vicino anche senza muovere R direttamente nella sua direzione. Quindi in base a quanto volete essere precisi nello switch con l'analogico destro, mettete questa impostazione. Ripeto, 5 mi sembra un ottimo compromesso per iniziare. Cambio prossimo giocatore, qui praticamente ancora abbiamo una nuova opzione e vi viene detto che quando cambi con L1 con classico verrà scelto il miglior giocatore in base a vari fattori. Verso la porta predilige giocatori vicino alla porta, vicino alla palla, ovvero predilige giocatori vicino alla palla. Io al momento sono indeciso ancora, se vi devo dire la verità, tra classico, che è quello che abbiamo sempre usato, e più vicino alla palla. Ma al momento vi direi classico, perché è quello con il quale mi sto trovando meglio. Aggancia giocatore è il player lock che lascerei sempre attivo. Il cambio icona sarebbe il triangolino che vi dice con L1 quale giocatore andate a selezionare, quindi per me assolutamente sì. Il dribbling, l'agile contestuale, è sempre messo con no sulla modalità competitiva. Il dribbling orbitale invece è una nuova meccanica che si fa tenendo premuto L1 ed L2 e ci permetterà di orbitare attorno alla palla praticamente difendendola. Ottimo anche qui questa meccanica nuova, quindi non l'andate a disattivare, anzi va masterata e arriverà anche un tutorial. Sul portiere ovviamente tra aiuto parate, assistito, semi e manuale, tutta la vita andiamo a mettere assistito. Mentre per le preferenze controller da disattivare assolutamente lo scatto analogico, perché altrimenti vi viene limitato lo speed boost quando scattate da fermo, perché sapete che con lo scatto analogico il giocatore impiega più tempo a raggiungere la massima velocità. L'effetto grilletto, ovviamente per evitare che vi si induriscano i grilletti e diventi difficile fare qualsiasi roba. Feedback vibrazioni utenti io utilizzo avanzata perché sinceramente avere una vibrazione mentre sto giocando mi piace.
Poi qui avete, per quanto riguarda tutte le impostazioni partita, anche qua, tranne quelle lì relative a quelle che sono le partite offline, sinceramente io andrei ad optare, scusatemi per quelle video, sulle seguenti, ovvero nome indicatore giocatore come interfaccia, con nome giocatore per l'indicatore e la dimensione dell'indicatore predefinita. Eviterei di mettere la dissolvenza dell'indicatore giocatore, ovvero che si toglie a causa della stanchezza. Indicatori di stili di gioco plus, ovvero quando si attiva il playstyle, io ho messo sì per vedere se i miei avversari stanno facendo qualcosa. Indicatore cambio prossimo giocatore, vi dicevo di prima, sì. Indicatore difficoltà in base al giocatore, praticamente è una cosa sulla CPU, quindi ci interessa relativamente. Mantieni per saltare, mostra tempo risultato, sì. Mostra info in sovraimpressione, no, perché altrimenti vi escono tutte quelle info mentre state giocando e rischiano di darvi fastidio in dei momenti topici. Indicatori passaggi precisi sì, per la nuova meccanica dei passaggi precisi che anche arriverà al tutorial. Stessa cosa per i tiri precisi. Radar in 2D che ho impostato io su due colori fissi, il rosso e il blu, per evitare che ci siano dei problemi. L'indicatore a dissolvenza. E poi qui potete anche andare a modificare tensione, forma e trama della rete. Così come poi ho tolto anche lo scorrere delle formazioni per evitare che sotto esca la barra che mi copre la fascia quando inizia la partita. Stessa cosa, non ho l'input di sovraimpressione per il pad perché dà fastidio a schermo. Stesso discorso per quelle che sono le info hypermotion, queste disattivatele tutte per avere un'interfaccia pulita. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se avevate trovato qualche difficoltà con quelle impostazioni maligne che magari avevate lasciato predefinite ma che non andavano bene. Io vi ricordo come al solito di seguirmi qui su YouTube e di mettere un like. Mi trovate live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un abbraccione, a presto, ciao.